Peccato che ti fermi qui, perché Francesco Piccolo ha una capacità narrativa incredibile, non è un attore qualsiasi, è un attore che io conosco da tanto tempo, ho visto anche la sua compagnia della Busacca, con tante belle ragazze, tante bei ragazzi pieni di spirito di vita. E sarebbe interessante che nella formazione dei professori anche i professori facessero dei corsi di teatro, perché la cattedra è un palcoscenico, e allora bisognerebbe che in qualche maniera riuscissero anche a spiegare la Divina Commedia, se non proprio come Benigni, almeno per non incarognirsi sulla battaglia di Campaldino, pagina 51, nota 30, che questo significa che i ragazzi non leggeranno mai la Divina Commedia. Bene, parliamo di emozioni. Allora, le emozioni, cosa sono le emozioni? Io ho detto che è una terra ancora abbastanza sconosciuta, perché è vero che se ne sono occupati psicologi, biologi, neuroscienziati, sociologi, però non indicano da dove partono per spiegare questo fenomeno e che cos'è propriamente questo fenomeno. E in questo sono anche viziati dal fatto che in Occidente, per via di Platone, siamo persuasi di avere un'anima e un corpo. E sono convinto che anche voi la pensate così, cioè pensate in modo platonico, anche se non sapete che il vostro pensiero è stato condizionato da lui. Platone affida alla razionalità il compito di controllare le emozioni e racconta anche un mito, racconta un mito del cavallo alato, cavallo che della biga alata, dove c'è un conducente, che è la parte razionale, un cavallo bianco, che è l'espressione della concupiscenza, e un cavallo nero, che è l'espressione dell'aggressività. I due cavalli vanno verso il cielo, nel cielo ci sono le idee che consentono di organizzare la nostra visione del mondo, perché Platone aveva un problema da risolvere. Se vogliamo costruire un sapere universale valido per tutti, non possiamo fidarci delle sensazioni corporee, tantomeno delle emozioni corporee, perché le emozioni hanno breve durata, non hanno fondamento teorico, e se noi ci dovessimo regolare sulle emozioni, avremmo tutti un sapere che uno è diverso dall'altro, quindi non si può costruire un sapere universale valido per tutti. E allora Platone stabilisce che per costruire questo sapere è necessario procedere con figure astratte, che sono idee, numeri, quantità, misure, regole. E sul frontespizio della sua Accademia aveva scritto: non si entra qui se non si è geometri. Platone contiene le emozioni e racconta questo mito, che a un certo punto questo carro vola verso il cielo dove si trovano le idee. E a un certo punto, finché riesce a governarlo, riesce a trasformare le emozioni in qualcosa di positivo. L'aggressività la traduce in coraggio, la concupiscenza la traduce in temperanza. Così allora si può costruire una città e convivere tranquillamente. A un certo punto però uno dei due cavalli sbanda, fa crollare tutto il carro e disperatamente questa razionalità cade e non governa più la condizione umana. Cosa significa tutto questo? Da che parte stiamo? Dalla parte della ragione o dalla parte delle emozioni? Se qualcosa non ci emoziona, perde valore per noi, perché le emozioni hanno una loro potenza, una loro fascino, una loro insorgenza, a prescindere dai nostri ragionamenti. E d'altra parte però le emozioni sono guardate anche con sospetto per i pericoli a cui possono condurci. Quindi c'è questa ambivalenza nello sguardo sulle emozioni. Dove nascono le emozioni? Nascono nel cervello antico, che abbiamo qui sotto la corteccia. Cervello formidabile. Io sono molto affezionato al cervello antico. Senza cervello antico non si crea assolutamente niente. Perché la ragione, altro non è che un sistema di regole. E con le regole non c'è alcuna forma di creatività. Nascono nel cervello antico e producono i loro effetti nelle parti che noi consideriamo superiori, tipo, non so, la psiche, i sentimenti, i vissuti.
Le relazioni sociali cambiano se ci sono, se sono accompagnate da emozioni oppure no. Sulle emozioni si regolava tutto il mondo dei primitivi, perché i primitivi, quando ancora la corteccia non si era strutturata in maniera definitiva, si affidavano alle emozioni, attraverso le quali si difendevano dai pericoli. Che cos'è propriamente un'emozione? È una risposta affettiva, sottolineo affettiva, non c'è la ragione nelle emozioni, una risposta affettiva di insorgenza immediata. Non ci mette molto tempo, mentre per ragionare abbiamo bisogno di un po' di tempo, con l'emozione no. La reazione affettiva di insorgenza immediata è di brevissima durata. Le emozioni non durano una vita. E sono una risposta affettiva a che cosa? A degli stimoli che possono essere degli stimoli ambientali. Vedo un pericolo e prima di ragionare scappo. Oppure degli stimoli mentali, come può essere un ricordo. Uno mi racconta una cosa dolorosa della mia vita e automaticamente riappare l'emozione corrispondente. Le conosciamo le emozioni? No, non le conosciamo per bene. Per esempio, in epoca Covid abbiamo parlato sempre della paura del Covid, ma noi del Covid non avevamo paura. La paura è un meccanismo di difesa utilissimo, senza il quale saremmo esposti a tutti i pericoli del mondo. I bambini che non hanno paura di niente, sottolineo, non hanno paura di niente, devono continuamente essere sorvegliati, guardati a vista, perché ogni cosa che prendono in mano può diventare un'arma impropria, qualcosa che li ferisce o che serve a loro per ferire qualcun altro, oppure si sporgono dai balconi perché non hanno paura. La paura ha sempre un oggetto determinato, non si ha paura di qualsiasi cosa, si ha paura sempre di qualcosa, di preciso. I bambini che non hanno paura perché non devono ancora arrivare all'età della ragione, quindi la paura tutto sommato non è neanche una grande emozione, perché è una difesa la paura. Se non aveste paura, vedete un incendio, vi buttate dentro come i bambini quando vedono un fuoco vanno vicino per vedere e poi si bruciano, no? I bambini non hanno paura, hanno angoscia, che è una cosa molto più importante. L'angoscia non ha un oggetto determinato, è quello scenario in cui non c'è più niente a cui agganciarci. E quindi è lo smarrimento, è toccare con mano il nulla, l'angoscia. E se per esempio spegniamo la luce nella camera di un bambino prima che questo si addormenta, lui perde i suoi punti di riferimento e si mette a strillare come un pazzo. Mentre quando, non avendo paura delle cose, non strilla come un pazzo quando corre dei pericoli. Capite allora la differenza tra paura ed angoscia? Questa differenza andrebbe sottolineata per la semplice ragione che quando c'era il... Vabbè, poi il bambino l'angoscia la sopisce quando entra la mamma, accende la luce, va lì, la carezza un po', il bambino recupera i punti di riferimento, l'angoscia diminuisce. L'angoscia prende anche noi, quando ci prende, quando non abbiamo più nulla a cui agganciarsi. L'angoscia è l'esperienza del nulla, mentre la paura è la difesa da un pericolo determinato che si vede. Chiara la differenza? Fate segno col capo, se no la ripeto all'infinito. Eh? Va bene. Nel caso del Covid, dov'era il Covid? Dov'è il pericolo determinato? Tutti potevano essere portatori di Covid, il Covid non si vede. Chiunque può essere un portatore, chiunque mi può infettare, e questa indeterminazione è quello che determinava la dimensione angosciante. Ah, è angosciante al punto tale che non abbiamo fatto grandi reazioni quando ci hanno chiuso in casa per 2 mesi. Adesso ci siamo dimenticati, ma le cose ritornano. In autunno saremo di nuovo in una condizione in cui pagheremo i vizi dell'estate. Non so, c'è la gelosia. La gelosia è un'emozione antichissima, antichissima, perché anche nei mondi primitivi la femmina che aveva i figli non voleva che il suo uomo, il suo maschio andasse con altre donne, perché temeva che dopo, se lui andava via, non aveva più mezzi di sostentamento. A sua volta il maschio era geloso della donna.
perché non voleva mantenere figli non suoi. E quindi la cosa è molto antica, quella della gelosia. Ce ne sono due di gelosie, una che la conoscete tutti. Io amo una donna, un altro la ama anche lui, allora io entro in competizione con quell'uomo. Gelosia competitiva. Parlo come un dizionario, in questa fase per darvi un po' l'idea di come funzionano le macchine. Gelosia competitiva non è la più grave. La più grave è la gelosia proiettiva. Io desidero tradire, non ho il coraggio, allora proietto sulla donna con cui vivo il mio desiderio. E sono assolutamente sicuro che lei ha intenzione di tradirmi. E allora incomincio quel vissuto paranoico per cui la devo controllare da tutte le parti, semplicemente come risposta al mio desiderio non soddisfatto di tradimento. Questa è diffusissima, diffusissima, soprattutto adesso con i telefonini dove c'è il controllo generalizzato delle rispettive corrispondenze telefoniche. L'ira, la rabbia. L'ira, Aristotele dice che arrabbiarsi è facile, però bisognerebbe arrabbiarsi con la persona giusta, nella maniera giusta, nel momento giusto, nella giusta misura e per la giusta causa. Se rispettate queste cinque condizioni, potete anche arrabbiarvi, ma ora che le rispettate siete già arrivati al ragionamento e a quel punto non vi arrabbiate più. Il disgusto viene collocato tra le emozioni negative, mentre è un'emozione molto interessante il disgusto, perché è quello che ci salva dall'introdurre cibi, per esempio, che ci nuocerebbero. Anzi, l'umanità che quando è nata, non sto a dirvi la nascita dell'uomo, però sarebbe molto interessante, doveva sostanzialmente, aveva a che fare con due operazioni, trovare cibo e non diventare cibo per altri. Trovare cibo significava provare le cose, qualcuno erano velenose, si moriva, si acquisiva l'informazione, la si trasmetteva ai successori e questo grazie a che cosa? Grazie al disgusto, che fanno le cose che ci fanno male. Sarebbe interessante vedere se le cose che non ci piacciono siano anche quelle che il nostro corpo rifiuta, non per ragioni ideologiche, ma proprio perché il nostro corpo non le prevede come cibo buono. Il disgusto, il riso e il pianto sono caratteristiche solamente umane. Gli animali non ridono, non piangono. Ci avete fatto caso? Non commuovetevi con le lacrime dei vostri cagnolini o dei vostri gatti, quelli sono semplicemente disfunzioni oculari. Non sono né riso né pianto. Il riso e il pianto è prerogativa tipicamente umana. La prima cosa che fa un bambino quando nasce, giustamente, piange, c'ha davanti una vita e quindi non vedo perché deve saltare, di ridere, ad essere allegro. E poi quando incomincia a essere rasserenato dal latte materno, cosa fa? Ride. Ride. Dopo un mese i bambini sorridono. Che è il tratto umano, un'emozione immediatamente, esplicitamente umana. E qui vedete la differenza tra psicologia e neuroscienze. È una differenza. Siccome le neuroscienze vanno molto di moda oggi, state attenti a non affidarvi alle neuroscienze così a corpo morto. Perché, per esempio, per le neuroscienze il riso e il pianto, siccome impegnano la stessa muscolatura, lo stesso sistema nervoso, dal punto di vista neuroscientifico sono la stessa cosa. Ma il riso non ha lo stesso significato del pianto. Fino a lì le neuroscienze non arrivano, non è di loro competenza stabilire i significati. Perché loro stabiliscono le condizioni degli accadimenti, non il significato dell'accadimento. Quindi non affidiamoci a occhi chiusi alle neuroscienze pensando che queste possano oltrepassare le competenze psicologiche. Poi c'è l'empatia. Anche l'empatia è un fattore emotivo. Dunque, empatia in generale vuol dire capacità di leggere cosa passa nell'anima, nel cuore, nella mente della persona che mi sta davanti. Alcuni la affidano ai neuroni specchio, altri no perché non credono che esistano. Sono divise le posizioni su questo tema. Ma a me dall'empatia, tra l'altro l'empatia dovrebbe essere il primo connotato degli insegnanti, no?
Io sostengo che gli insegnanti per andare a insegnare dovrebbero essere sottoposti a un test di personalità che verifica se sono o non sono empatici. Perché se non hanno la capacità di capire cosa passa nella testa dei ragazzi che gli stanno davanti o nel cuore dei ragazzi che gli stanno davanti, non si capisce perché devono essere professori. E però queste riforme non si possono fare, perché quando dico che gli insegnanti devono essere sottoposti a un test di personalità, si offendono, si arrabbiano, dicono che non è vero, non è giusto, ma cos'è un test di personalità? Tutti quelli che vanno a lavorare si sottopongono a un test di personalità. Il colloquio è un test di personalità. Quando i ragazzi, finiti i loro studi, mandano i loro curriculum per trovare lavoro e nessuno risponde, la prima volta che uno risponde e li invita a un colloquio, saltano di gioia. Così dovrebbe essere anche per il professore, saltare di gioia quando uno li convoca per un colloquio. E il colloquio che cos'è? Un test di personalità. Se una casa editrice ha bisogno di un correttore di bozze, fa un colloquio e se il candidato che si presenta è un ossessivo grave, va benissimo per fare il correttore di bozze. E così bisognerebbe essere anche nei confronti dei professori. Perché senza empatia tu puoi fare tutti i programmi ministeriali, ma come dice bene Platone, la mente non si apre se prima non hai aperto il cuore. Noi stessi, tutti quanti, abbiamo studiato con piacere le materie dei professori che ci affascinavano e lasciavamo perdere quelle dei professori che non ci affascinavano proprio per niente. Per cui sarebbe opportuno che. E senza che si debbano offendere i professori, tutto sommato, se uno è alto 1,50, non gli viene in mente di fare il corazziere. Se a te ti manca l'empatia, che non ti venga in mente di fare il professore, punto a capo anche per te. Perché andare in una classe senza partecipazione emotiva è veramente pesante per te stesso. Se non hai questa capacità di stare con quelli che hai di fronte a te tutti i giorni della settimana per 40 anni. Ma la risonanza a me l'emozione interessa come risonanza emotiva, perché? Cos'è la risonanza emotiva? Sentire, prima ancora di ragionare, se il mio comportamento è buono o cattivo, se appartiene all'ordine del bene o del male, se è grave o se non è grave. Kant dice che il bene e il male potremmo anche non definirli, perché ciascuno li sente e usa il verbo sentire, in tedesco fühlen, da cui quella lingua che è un tedesco disastrato, l'inglese, il feeling, no? Sentite la risonanza. Chi parla inglese per me non sta parlando una lingua, sta parlando una lingua andata male. Comunque, vabbè, scuso per quelli che sanno le lingue. Allora, Freud dice Kant, il bene e il male potremmo anche non definirlo perché ciascuno lo sente naturalmente da sé, non è più vero. Non è più vero che i giovani d'oggi sentono naturalmente da sé la differenza tra il bene e il male, tra insultare un professore, l'abbiamo fatto tutti, magari non in presenza, o pigliarlo a calci. Adesso ci provano anche i genitori. Oppure tra corteggiare una ragazza o stuprarla. Non sto dicendo cose strane, perché quando mi tocca leggere i referti che i ragazzi che hanno stuprato danno ai magistrati inquirenti, mi capita di leggere per ragioni giornalistiche, dovreste sentire le loro risposte. Il giudice gli chiede: perché l'avete fatto? Vi rendevate conto di quello che facevate? Risposta: ma cosa abbiamo fatto? Cioè, vengono giù dal pero. Quindi non hanno la risonanza emotiva. E se tu non hai la risonanza emotiva dei tuoi comportamenti, diventi un soggetto pericoloso. Mi ricordo quando sono andato a Tortona a intervistare i ragazzi che buttavano il sasso dal cavalcavia, gli ho detto: perché lo facevate? Ma noi giocavamo a bingo. Sì, d'accordo, ma sotto il ponte c'erano le macchine, nelle macchine c'erano le persone. E vabbè, manca la risonanza emotiva. E allora la scuola deve fare questo passaggio. Perché noi abbiamo le pulsioni, queste ce le abbiamo per natura. Le pulsioni non hanno parole, hanno gesti. Se sono forte ti meno perché tu sei più debole, punto a capo. Li chiamiamo bulli questi personaggi, no? E cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende. No, devi tenere lì il doppio del tempo per farli passare dalla pulsione all'emozione.
perché se loro crescono senza emozione diventano soggetti pericolosi, che poi diventano quelli che, non so, quelli da, soggetti da curva nord, da manifestazioni che spaccano le vetrine, perché non hanno nessuna risonanza emotiva dei loro comportamenti. Quelli vecchi come me ricorderanno quell'episodio di quella ragazzina, Erika, che aveva il suo fidanzatino Omar, che hanno ucciso la mamma di Erika e il fratellino. Non è questo il momento in cui tu riscontri che non c'è risonanza emotiva, ma è subito dopo, quando questi due ragazzini, dopo aver fatto questo delitto, vanno come ogni giorno nel solito bar a bere la solita birra. Quindi per loro quel giorno non era successo niente di così importante rispetto agli altri giorni. Ecco, la risonanza emotiva è una cosa importante. E quando io dico che la scuola italiana al massimo istruisce ma non educa, è perché non fa questo lavoro. Non fa questo lavoro di passaggio dalla pulsione all'emozione, poi dall'emozione ai sentimenti, perché i sentimenti noi non ce li abbiamo per natura, ma ce li abbiamo per cultura. I sentimenti si imparano. E incominciavano le nostre nonne a raccontarci delle storie in cui imparavamo il bene e il male, i cattivi, i buoni, eccetera. La risonanza emotiva è importante. Poi c'è un'emozione estetica. Io non so, quando voi andate a vedere un museo, opere d'arte o qualcosa del genere, come fate? Andate perché c'è l'evento, così potete dire, ah, io c'ero, io sono, no, spero che andate perché qualcosa capite, o da qualcosa vi fate colpire. Perché la bellezza ci mette in una condizione di passività. La bellezza, Thomas Mann usa un verbo tedesco molto importante, durchsteckt, trafigge. Io non creo alla bellezza, la subisco, sono trafitto dalla bellezza. E se uno va al museo solo per sbattere gli occhi intorno ai quadri, senza essere trafitto, può anche andare a vedere una partita di calcio che magari si emoziona di più. Ma dovete percepire questo trafiggimento della bellezza. Bene, Stendhal ha scritto un libro, Firenze, Roma, Napoli, e racconta che quando ero a Firenze a vedere le opere d'arte, cosa è successo? Gli è venuto una tachicardia fortissima, poi delle allucinazioni, poi una difficoltà respiratoria, alla fine uno svenimento, l'hanno preso e l'hanno portato all'ospedale. C'è una psichiatra fiorentina che si chiama Graziella Magherini, mi pare, che dice che questo fenomeno si ripete frequentemente. Anche l'arte, anche la bellezza, produce delle emozioni che ti paralizzano. Perché? Qui l'interpretazione è che, siccome l'opera d'arte, l'abbiamo detto poc'anzi, non nasce dalla ragione, nasce dalla follia dell'artista. Quando dico follia, sto dicendo una cosa importante, perché la follia non è una prerogativa dei matti. La follia è quella che ce l'abbiamo tutti quanti noi, ci abita. E se non riusciamo a controllarle con quelle quattro regolette razionali, ci travolge. Non so, basta che considerate quando andate a dormire, vi addormentate, si spegne la coscienza, si spegne la ragione e incominci il sogno, che prima di essere un bocconcino prelibato per gli psicanalisti è il teatro della pazzia, lo stato puro. Perché nel sogno non funziona il principio di non contraddizione. Perché il protagonista del sogno sono io, ma io sono anche lo spettatore del sogno, contraddizione. Oppure la protagonista del sogno è una donna, oppure un bambino, ma quella donna e quel bambino sono io nel sogno. Oppure nel rapporto di causalità l'effetto produce la causa. Saltano le categorie dello spazio e del tempo, per cui un sogno comincia a New York e finisce l'impero romano. È la pazzia. Quindi noi siamo abitati dalla pazzia. Probabilmente la nostra pazzia è come quella che Platone definiva pandemia popolare. Poi c'è anche la pazzia divina, zeia mania, diceva Platone, che è quella degli artisti, i quali sono entusiasti. La parola entusiasmo non è una parola qualsiasi, non è che uno fa delle danze quando è entusiasta. L'entusiasmo viene da entheos, en, dentro, theos, dentro di te c'è un Dio che parla. E tu non fai altro che dargli la voce. Pindaro diceva che non era l'autore delle sue poesie, ma era solamente il profeta, colui che parlava al posto di, del Dio che l'abitava.
Anche Cicerone dice: non Cassandra loquitur, se Deus in corpore inclusus. A parlare non è Cassandra, ma il Dio racchiuso nel suo corpo, che la faceva profetare. Bene, l'arte nasce dalla follia dell'autore. E per questo Heidegger parla dei poeti e degli artisti come dei più arrischianti. Perché fanno un'immersione nella follia, ma non è mica detto che poi riescano ad emergere. E Karl Jaspers, che è stato il più grande psicopatologo del Novecento, dice: ogni volta che voi ammirate un'opera d'arte, vi comportate come quando ammirate una perla, dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia. E senza la schizofrenia di quell'autore, quell'opera non sarebbe mai nata. Quindi teniamo i buoni rapporti con la nostra follia. Ogni tanto dobbiamo fare una piccola immersione. Questa piccola immersione di solito capita nelle cose d'amore. Perché nelle cose d'amore? Perché l'amore prevede il collasso dell'io. Non potete fare l'amore controllando tutto quello che succede. In quel momento state facendo idraulica, buonanotte. Amore è un'immersione nella propria follia. Quando dico io ti amo, chi è che parla? Parlo io, parla la mia passione, parla il mio desiderio di uscire di casa, parla l'angoscia della mia solitudine. Chi è che parla in quella circostanza lì? È per questo che l'altro non ci crede fino in fondo, quando uno dice io ti amo. E poi, tra l'altro, chi sei tu? Ecco, in questa situazione l'amore, lo spiega bene Platone nel Simposio, non è un rapporto tra me e te. Ma se tu catturi la mia follia, tu mi hai già messo nudo prima che io mi spogli. E se io catturo la tua follia, tu già messo nudo prima che tu ti spogli. Tra l'altro il pudore non è una faccenda di vesti e sottovesti, tanto per orientarci. È proprio quel far emergere, io ho catturato la tua follia. A quel punto io mi fido di te. Perché non si fa l'amore con chiunque? Perché non si sa se immergendosi nella propria follia poi quello ti tira fuori. E allora Platone nel Simposio spiega bene che il rapporto amoroso non è un rapporto tra me e te, ma un rapporto tra me e la mia parte folle, resa possibile dal fatto che tu me l'hai individuata. E tu fai l'amore con la tua parte razionale, la tua parte folle, grazie al fatto che io te l'ho individuata. E quindi l'amore è un rapporto tra me e me, grazie a te. Noi siamo strumenti di immersione, facciamo il regalo di consentire a chi amiamo di immergersi nella sua follia e garantirgli la riemersione. Non sono cose strane queste, adesso non mi fotto di dilungare a lungo perché sennò dovremmo fare un discorso sull'amore. Questo l'abbiamo già fatto qui, quindi non lo rifacciamo più. E però capire che... E perché l'amore è una passione? Cosa vuol dire passione? Che lì è passivo, non può far niente. Lì è passivo, non ce la fa. Non è in grado di controllarlo, grazie a Dio. L'amore prevede proprio il collasso dell'io. E giustamente Freud dice: l'io non è padrone in casa propria. E ancora prima di lui diceva Platone: gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro. Ma non sanno, quindi la ragione è già fuori gioco. Non è certo per i piaceri carnali che si amano trascorrere così tanto tempo insieme. È allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire, collasso del linguaggio. E perciò parlano in modo enigmatico e buio. L'enigma appartiene alla follia, perché è insolubile. Mentre quando l'enigma si scioglie diventa un problema e tutti i problemi più o meno hanno la soluzione. Perché in greco tutte le parole gutturali sono le parole su cui non abbiamo potere. Le parole labiali sono quelle relative alle cose su cui abbiamo potere. Tipo, non so, ignos è il fuoco del fulmine su cui non hai potere. Pur è il fuoco del focolare su cui hai potere. Il labiale dice ciò su cui ho potere, il gutturale dice la mia impotenza di fronte. Siamo limitati, siamo dominati da potenze
emotivamente molto cariche e grazie al quale siamo uomini. Grazie al quale siamo uomini e l'umanità sparisce. Sparisce è semplicemente un aggettivo detto al presente in termini positivi per non scoraggiarvi troppo, ma siamo già spariti dalla storia perché è subentrato quel nuovo soggetto della storia che si chiama tecnica. Qui intendiamoci, la tecnica, smettiamo di pensare che la tecnica sia un mezzo a disposizione dell'uomo. Lo era quando era povera, quando era modesta, quando era limitata. La tecnica è un mondo, è il mondo. Il concetto di mezzo è assolutamente diverso dal concetto di mondo. Noi siamo nel mondo della tecnica. Come funziona questo mondo? È regolato da una razionalità rigorosissima, la più alta mai raggiunta dall'uomo. Enunciato con una frase semplicissima: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Facile, no? È una razionalità che la tecnica ha in comune con il mercato, però il mercato ha ancora una passione umana da cui la tecnica è del tutto esonerata, che è la passione per il denaro. Ma la tecnica e il denaro non interessa niente, perché la tecnica non ha scopi, non ha fini, tende solo al suo autopotenziamento. Direi si potrebbe dire quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza. Cosa vuole la volontà di potenza? Vuole se stessa. Tanto per farvi un'idea su questa dimensione del carattere afinalizzato della tecnica, basti pensare che noi oggi siamo in grado di distruggere la Terra con le bombe atomiche, gli arsenali atomici di cui disponiamo, siamo in grado di distruggere la Terra 20.000 volte. Questo non impedisce che nei centri nucleari si proceda ad un miglioramento della bomba atomica. Cosa vuol dire un comparativo in questo scenario? Vuol dire che la tecnica cerca solo se stessa, il suo autopotenziamento, a prescindere da qualsiasi finalità. Comunque i valori della tecnica sono efficienza, produttività, velocizzazione del tempo. Quest'ultima categoria è molto preoccupante perché il tempo psichico non è all'altezza del tempo dell'informatica. E rincorrere il tempo dell'informatica produce dei disastri psichici in termini di ansia e di depressione, di scoraggiamento, non da poco. E non è un caso che noi italiani, che siamo un popolo che vive col sole, mangia bene, parlare fa molto bene. Abbiamo raggiunto una percentuale di utilizzo degli psicofarmaci, per cui il 55% degli italiani usa psicofarmaci. Quando poi gli psicofarmaci non bastano, anche un po' di cocaina, già che c'è. A Milano hanno raccolto le acque del Naviglio, piene di cocaina, perché è una città che deve essere up to date sempre, no? Sempre all'altezza delle situazioni, sempre informata. Non puoi lasciarti perdere neanche un messaggio. Questa è l'età della tecnica. L'età della tecnica elimina tutti i sentimenti. C'è un bellissimo passaggio di Gitta Sereni, che era una giornalista ungherese, che ha fatto 170 interviste al direttore del campo di concentramento di Treblinka. Un episodio che abbiamo già raccontato probabilmente quando abbiamo parlato qua della tecnica. Comunque ve lo ricordo per farvi capire come la tecnica elimina tutte le emozioni che per lei sono solo elementi di disturbo. E gli chiede per 170 volte che cosa provava a fare quella cosa. E il direttore del campo di concentramento, che si chiama Franz Stangl, non risponde. Alla fine a Gitta Sereni viene un'illuminazione. Dice, ma vuoi vedere che questo non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda? Non capisce la domanda. Cosa provi? E tu non capisci la domanda. E le fa, ma perché continui a chiedermi questa cosa? Io non ero incaricato di provare qualcosa, io ero incaricato di far funzionare il sistema. E il sistema prevedeva che io entro le 11 della mattina eliminassi 3.000 persone, entro le 5 altre 5.000, il giorno dopo con lo stesso ritmo, e siccome questo ritmo lo facevo funzionare perfettamente come un orologio, io ero un ottimo funzionario. Questa è l'età della tecnica.
che Gunther Anders dice, Gunther Anders era un allievo di Heidegger, è andato in America a lavorare alla Ford e ha scritto al suo maestro: caro maestro, lei ha detto che l'uomo è il pastore dell'essere, io qui alla Ford sono il pastore delle macchine. Il rapporto tra uomo e macchina, la guida è già passata alla macchina. La macchina è questa razionalità che regola la terra, non deve provare niente. Se un capo area dice al funzionario di banca: tu mi devi vendere 1000 titoli deteriorati entro un mese, a chi non se ne intende di finanza, l'impiegato può provare qualcosa, ma può davvero non venderli se non ha il costo di perdere il posto? Franz Stangl. Io che non pago le bollette col computer perché non sono capace, quindi vado in posta a pagarle. Ci sono le signore un po' anziane che ogni tanto chiedono delle informazioni alle impiegate. E le impiegate non sono maleducate, sono gentili. Ma la risposta, qual è la risposta? Vede signora, io la vorrei aiutare volentieri, ma questo non rientra nelle mie mansioni. Franz Stangl. Tu non ti fai carico della persona che è di fronte, ti fai carico solamente delle azioni, della buona esecuzione delle azioni descritte e prescritte dall'apparato, il mansionario. Per cui se il professore svolge bene il programma ministeriale e neanche guarda in faccia i ragazzi, è un buon professore. Se uno guarda in faccia i ragazzi, li comprende, li aiuta un po' in termini di passaggio delle pulsioni o le emozioni e magari non finisce i programmi ministeriali, rischia il posto. Capite le cose? Se un medico applica i protocolli, è salvo anche se il paziente muore. Ma io a un congresso di cardiologia ho sentito da parte di un cardiologo che tutti ritenevano fosse il più illuminato che ci fosse nel mondo in questa nostra epoca, lui spiegava che i pazienti cardiologici si dispongono in una curva di Gauss. Così è la curva di Gauss. Chi è il centro? Che sono i più? Se applica il protocollo, va bene. Se lo applica a quelli che sono all'inizio della curva o alla fine della curva, li ammazzi. Benissimo. Allora, io sono un medico. Capisco che quello lì non è in mezzo, ma è all'inizio o alla fine. Applico il protocollo, lo ammazzo, ma sono a posto. Ho eseguito l'azione descritta e prescritta dall'apparato. Se invece ho un'intuizione, dico, guarda, questo qui se gli applico il protocollo muore. E allora io non glielo applico. Se per combinazione quello lì, invece di salvarsi, muore a sua volta, io vado nei guai. Capito come funziona? La burocrazia non è solamente quella cosa noiosa di intralcio. La burocrazia è un impianto di regole che limita la responsabilità, non più io e te, ma io e chi mi dà gli ordini. E chi dà gli ordini? Le regole dell'apparato. E per la tecnica, solo che l'uomo è anche irrazionale, abbiamo parlato prima della follia, ma è irrazionale il dolore, è irrazionale l'amore. Insomma, che l'amore sia una dimensione irrazionale, l'ho capito anche da voi, no? Se io dico a un ragazzo innamorato, guarda che quella ragazza non va bene per te, posso anche sentirmi rispondere, sì lo so, ma non posso farci niente, quindi basta, non può farci niente con la sua razionalità. È irrazionale il dolore, è irrazionale l'amore, è irrazionale la fantasia, è irrazionale l'immaginazione, è irrazionale il sogno, è irrazionale persino l'ideazione. Tutta questa roba sono disturbi per la razionalità tecnica. E siccome noi oggi viviamo sia per studiare sia per lavorare solamente davanti a un computer, ma vi rendete conto che nel giro di 30 anni siamo passati a lavorare guardandoci in faccia, adesso ciascuno lì, da solo col suo computer, come i monaci di Calambacca che si ritiravano nelle grotte per non vedere niente del mondo e noi per non perdere neanche un frammento di mondo, no? Virtuale. Ecco, tu devi diventare un po' come il computer, insomma il computer non litiga con la moglie, non si ammala, non va in ferie, non è depresso, non sciopera. Allineati, allineati. Ti alziamo un po' l'asticella ogni anno, e poi veditela tu. O sei all'altezza del tuo compito e fai funzionare il sistema perfettamente. Per cui la risposta che davano i nazisti, ma io ho obbedito agli ordini, in realtà della tecnica è perfetta questa risposta, non ti si chiede altro.
E allora quando Günther Anders dice che il nazismo è stato un teatrino di provincia rispetto all'età della tecnica, dice una gran verità. Quando ha intervistato, cioè ha chiesto sul New York Times per diverse volte, Günther Anders chiedeva al militare che ha buttato le bombe su Hiroshima e Nagasaki, che è morto 5-6 anni fa, gli ha chiesto cosa provavi. E lui non rispondeva mai. Alla fine New York Times ha detto, dai, adesso rispondi. Cosa provavo? Nothing, that was my job. Niente, ma questo era il mio lavoro, dice. E qual era il suo lavoro? Quello di arrivare a sganciare le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Che se le avesse sganciate nel mare, non aveva fatto bene il suo lavoro. Ma allora cosa vuol dire lavorare? Eseguire perfettamente, in maniera razionale, senza infringimenti o disturbi emotivi, le azioni previste e descritte dall'apparato di appartenenza. Punto. Questo vuol dire, è il come lavori che è decisivo, non cosa fai. Nel Bresciano ci sono le mine antiuomo più, le fabbriche di mine antiuomo più, siamo i più bravi al mondo noi italiani a fare le mine antiuomo. E quando lì un operaio è bravo, quando su 100 che ne fa, 99 fanno saltare in aria la gente. Perché se funzionano solo 50 non è un buon operaio. Quindi il buono, il bene e il male si sono spostati dal contenuto dell'azione alla modalità con cui la compi, che non è una tua azione, ma è l'azione dell'apparato di appartenenza, che tu faccia il medico, faccia il professore, che tu faccia l'operaio, è l'apparato che ti dice cosa devi fare, come lo devi fare, con che velocità lo devi fare. Questo vuol dire, mi sono un po' diffuso per farvi capire cos'è l'età della tecnica. Ed è in questo mondo che noi siamo, quindi la tecnica non è più un mezzo a nostra disposizione, siamo noi che siamo diventati funzionari degli apparati tecnici. E allora la tecnica tende a eliminare tutte le emozioni, perché sono elementi di disturbo. E allora, come ci ricordava prima Francesco Piccolo, c'è chi si ribella a questa cosa, ma lì, come si dice a Milano, è peggio il tacon del buso, è peggio la riparazione del buco dei pantaloni. Perché? Perché si affidano a ciò che sentono. Ah, ma io sento così. Mi comporto così, ma perché fai così? Ah, perché io sento così. Ma cosa vuol dire che tu senti così? Vuol dire che tu hai assunto il tuo sentimento, la tua emozione, come regola della condotta della tua vita, a prescindere da quello che il tuo sentimento può determinare nella relazione sociale. E questo è un regalo che ci ha fatto il cristianesimo, perché il cristianesimo ci ha insegnato che l'individuo viene prima della società. Perché porro un necessario mezzo salvare anima, ma la cosa più importante è salvare l'anima. E siccome l'anima la si salva da soli, noi abbiamo questo principio fondamentale che l'individuo viene prima della società. Dopodiché abbiamo l'individualismo, l'egoismo, il narcisismo, che sono tutti i cascami di questa teoria. I greci invece ritenevano che la società viene prima dell'individuo. Aristotele dice: se una persona entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. E definisce l'uomo zoon logon eikon. L'uomo è l'animale che ha la parola e tu non parli da solo, parli con gli altri. È nella natura dell'uomo essere con gli altri. E la vostra identità non è che ce l'avete perché siete nati. La vostra identità è un dono sociale. Se un bambino la mamma gli dice che è buono e la maestra gli dice che è buono, ha la possibilità di crescere con un'identità positiva. Se la mamma gli dice che è un cretino e la maestra gli dice che è un deficiente, ha la possibilità di crescere con un'identità negativa. Se quando uno va a lavorare ha un aumento di carriera, irrobustisce la sua identità. Se subisce un mobbing, l'identità deperisce. Comincia la demotivazione, la depressione e alla fine anche il gesto estremo. L'identità è un dono sociale. E allora la società deve venire prima dell'individuo. E questo è un concetto molto importante da noi. Purtroppo, essendo noi tutti cristiani, anche gli atei sono cristiani. Anche gli agnostici sono cristiani. Tutti sono cristiani, perché il cristianesimo non è solo una religione, è un inconscio collettivo. È la struttura dell'Occidente.
E questo spiega perché, non so, quando io penso, abbiamo per esempio un servizio sanitario dove non si pagano le medicine, non si pagano gli interventi, questo si chiama Stato, ma se c'è prima l'individuo, prima faccio gli affari miei, non pago le tasse, chi se ne frega. Ecco, questa è la disequazione bestiale che noi viviamo. E se l'Italia non è un paese che potrebbe essere il primo paese più ricco d'Europa, lo dobbiamo agli evasori fiscali, a coloro che corrompono, alla mancanza di meritocrazia, al funzionamento che rifiuta assolutamente il merito, per cui i più bravi se ne vanno all'estero e poi dopo siamo qui a comprare i brevetti che inventano loro. Boh, questo di tanto. Allora, sia l'eliminazione delle emozioni per opera della tecnica, sia mettere l'emozione sull'altare come io sento così, questo io sento così poi modifica anche il concetto di libertà. Perché la libertà, che è una cosa un po' complicata, assume la forma di io mi sento libero se sono nella condizione di revocare tutte le mie scelte. Allora abito una casa, poi ne abito un'altra, cambio i vestiti e fino a qui può anche essere una cosa buona. Oppure sono incinta, ma però posso abortire. Mi sposo, sì, però posso anche divorziare. E abbiamo allora una libertà intesa come revocabilità delle scelte, con cui tu non stai creando nessuna biografia. Come sei individuabile se tutte le tue scelte sono revocabili? Poi abbiamo anche una cosa schifosa, una esposizione delle emozioni. Ci sono trasmissioni televisive caratterizzate dal fatto che si invitano i giovani a parlare delle loro emozioni. Non faccio i nomi per non avere querele. Però capite a quale trasmissioni mi riferisco, dove si invitano i ragazzi a raccontare i loro amori, le loro perdite, le loro passioni, la loro intimità e tutto questo. Per me quelle trasmissioni lì sono molto peggio della pornografia, perché la pornografia almeno ha un pregio, che è noiosa, perché non fa vedere le facce. E le facce invece sarebbero il momento interessante di vedere il momento della seduzione. No, si vede semplicemente la pratica idraulica. Mentre le esposizioni delle proprie emozioni, ma quello vuol dire che la tua intimità non è più tua, diventa un affare pubblico. Ma il problema grave, la finzione, l'inganno, è che questa spudoratezza, perché ho detto prima che il pudore non è togliersi le vesti, ma togliersi l'anima, metterla in pasto a tutti, questa spudoratezza viene venduta come sincerità. Io non ho niente da nascondere, niente di cui vergognarmi, ma vergognati per il solo fatto che metti in piazza la tua intimità. Una volta che l'hai messa in piazza non è più tua, non ce l'hai più tu. Però fanno effetto, queste trasmissioni funzionano. Non parliamo poi delle emozioni che accompagnano le merci. Perché no, quando noi andiamo al supermercato, non so se qui succede la stessa cosa, ma a Milano tutte quelle belle telecamerine che sono lì, non sono lì per vedere chi ruba, quello è tollerato. È per vedere i tempi con cui stiamo a guardare una merce, i momenti di indugio, oppure la velocità con cui ce la prendiamo, quindi quello è un acquirente fedele, quell'altro bisogna conquistarlo. E allora cosa succede? Che ci studiano, insomma, e dopo ci vendono non le merci, perché la pubblicità non vende le merci, vende bisogni. Come si fa? Allora, loro fanno insorgere il bisogno in noi. E quando si è appurato che di quella cosa si ha bisogno, ti fa vedere la merce, che soddisfa quel bisogno. Ma il bisogno bisogna crearlo. La pubblicità non produce beni, produce bisogni. Qui non vi faccio degli esempi perché sennò dovrei arrabbiarmi di nuovo. Oltre ai livelli diseducativi c'è una pubblicità dove c'è una ragazzina che è lì a guardare i budini, la mamma, quale vuoi? E fa tutti, brum, poi si riempie le braccia di tutti quei budini e porta a casa. Ah, è così che insegnano la bambina, che basta desiderare per avere? Guarda che la vita è esattamente il contrario. Tu non devi insegnare quelle cose lì. E invece di scandalizzarsi, perché ogni tanto si vede qualche bella ragazza un po' scosciata, e allora interviene
L'etica della pubblicità. L'etica della pubblicità è molto più grave lì quando si vendono i budini Hela, che qui faccio anche il nome perché mi disgustano. Queste cose sono molto pericolose, molto più di vedere qualche bella ragazza. Friedrich Beigbeder, che è stato il più grande pubblicitario del Novecento, ha fatto un'infinità di soldi che forse anche più di Bill Gates. Poi nel 1900, no, nel 2003 si è pentito della sua vita. Ogni tanto quando si diventa vecchio si guarda la vita e dice: ma io che cosa ho fatto di buono nella vita? E ha scritto un bellissimo libro intitolato 39,44 euro, una cosa così, edito da Feltrinelli, Friedrich Beigbeder, americano, anche se il nome è tedesco e lui è francese. Ma i soldi li ha fatti in America. E scrive: io sono un pubblicitario. Ebbene sì, io inquino l'universo. Sto citando tra virgolette: io sono quello che vi vende tutta questa merda. Belle ragazze, immagini Photoshop. Quando avete raccolto tutti i vostri soldi per comprare la macchina dei vostri sogni, io ne avrò già prodotto una più nuova. Perché nel mio mestiere la novità non resta mai nuova. C'è sempre una novità ulteriore che rende più nuova e vecchia la tua novità. Della vostra felicità a noi non importa niente, perché chi è felice non consuma. Cominciamo a riflettere su questa bella cosa. Chi è felice non consuma. Che sarebbe il collasso della pubblicità, no? Il collasso della pubblicità. A me piacerebbe vedere ogni tanto aprire qualche armadio delle signore bene di Milano e vedere, non so, se ha superato quota 100 il numero di paio di scarpe o che cos'altro. Insomma, è una cosa impressionante. C'è una via a Milano, Corso Buenos Aires, che io chiamo Via dei Depressi, che al sabato non puoi camminare, non puoi camminare, tanta è la gente. La chiamo Via dei Depressi perché questa gente cammina, guarda le vetrine, si eccita e alla fine compra una cosa e quindi per 10 minuti sta bene, compensa la sua depressione perché l'acquisto fa questo effetto, ti soddisfa, poi lo porti a casa, non te ne frega più niente, lo metti via, non ti ricordi neanche più di averlo preso. La Via dei Depressi, fantastica. Va bene, poi c'è un'altra dimensione dell'emozione. No, non mettete le mani, che tanto sono cose brutte che vi dico, non c'è da rallegrarsi. Le emozioni sono usate anche in politica. Il populismo non è altro che il rapporto diretto tra il capo e il popolo. Cosa fa il populismo? Elimina la zona intermedia dei competenti. Abbiamo visto anche in occasione del Covid, i medici, i virologi non erano mica tanto apprezzati, no? Si cercava di trovare la contraddizione tra l'uno e l'altro, no? Perché il populismo non si muove nella forma, ascoltiamo chi se ne intende, ma si muove nella forma: cari amici, voi vi muovete in una società complessa, io vi do la soluzione con uno slogan, bravo, semplificano il mondo. Semplificano il mondo. Ora, le figure intermedie sono importantissime, perché noi non ha, la tecnica mette sul tavolo problemi che le nostre competenze medie non hanno. Se ci dovessero chiedere vuoi o non vuoi, vuoi o non vuoi le centrali nucleari, e io per votare dovrei essere un fisico nucleare, ma siccome non sono un fisico nucleare, cosa faccio per votare? E mi affido a quello che mi dice il Papa se sono un credente, mi affido a quello che dice il mio partito se ancora ho una partecipazione al partito, mi affido alla persona che mi è simpatica, mi affido a quello lì che mi ha persuaso con la sua retorica, a quello che mi piace il politico, mi piace, lo voto, faccio come dice lui. Ecco, cioè noi decidiamo. Non per ragioni razionali, perché non siamo capaci, non siamo all'altezza. Non siamo all'altezza. Io per decidere se devo votare sì o no all'apertura del centrale nucleare dovrei essere un fisico nucleare. Siccome non lo sono, faccio così. E come dice giustamente Platone, se la democrazia si fonda sulla suggestione, meglio
che a governare Atene siano i migliori, gli aristoi, cioè i governi tecnici di oggi. Perché? Perché la gente è troppo ignorante, dice Platone, e perché possa attuarsi la democrazia bisogna che la gente impari a ragionare, e per ragionare bisogna fare tanta cultura, bisogna fare quello che lui chiamava paideia, e che io dico bisogna fare tanta scuola, perché non è possibile che noi italiani siamo all'ultimo posto in Italia per la comprensione di un testo scritto. Il 70% degli italiani, dato OCSE, il 70% degli italiani sa leggere ma non capisce cosa legge. Dite voi. L'altro giorno lo raccontavo a Luca Nolasco mentre eravamo a tavola, sono andato, c'era un negozio lussuosissimo in centro a Milano, che si entrava salendo un gradino, e su quel gradino c'era un cartello: non sedersi davanti alla vetrina. Davanti era scritto di apostrofo avanti, no, per dire, ed era un negozio di lusso, non era in periferia con qualche musulmano che aveva messo sulla bottega dei pomodori, insomma. No, guardate, il livello è tragico. Hanno fatto il concorso i giudici, 181 giudici su 220 sono stati eliminati perché non sapevano scrivere in italiano. E voi pensate davvero che senza cultura si vada avanti, un popolo abbia speranza? Andiamo avanti. La rete. Noi viviamo nella rete adesso, no? Non viviamo più al mondo, siamo nella rete. E la rete, ho detto prima della tecnica, ma lo dico a maggior ragione della rete, non è un mezzo a nostra disposizione. Smettiamola di pensarci soggetti del mondo e avere la rete a disposizione. La rete è un mondo e noi siamo in quel mondo lì. Cosa produce la rete? Primo, modifica il nostro modo di pensare. Infatti i ragazzi l'hanno già modificato. Perché la rete funziona con un codice binario 1-0, che tradotto vuol dire sì e no, al massimo non so. Questo sistema è alimentato dalle trasmissioni traino prima dei telegiornali, no? A quiz, sì o no, al massimo. È diventato anche un modello di una prova dell'esame di maturità, in cui devi dire sì e no. Ma con due parametri non puoi scegliere. Non puoi articolare, non puoi orientarti in una situazione complessa. Domenica scorsa io per la prima volta nella mia vita non sono mica andato a votare perché bisognava dire sì o no a qualcosa di così complesso che sì e no non risolveva alcun problema. E allora, attenzione, la modifica del nostro modo di pensare. Se noi viviamo in una società complessa non possiamo accontentarci di un sì o di un no. Non possiamo ragionare come fa il computer, al massimo non so, blackout del computer, fine. Modifica il nostro modo di sentire, perché il nostro sentimento non abbraccia il mondo. Il nostro sentimento abbraccia solo il mondo circostante. La nostra psiche ha questo limite, un limite di prossimità. Se muore una persona della mia famiglia a cui ero tanto affezionato, piango e soffro. Se muore il vicino di casa, gli faccio le condoglianze. Se mi dicono che ogni secondo muoiono 8 bambini al mondo di fame e di malattie, resta solo una statistica, perché il mio sentimento non riesce ad arrivare là. Resta solo una statistica. Anche per non verificare la mia impotenza per risolvere il problema, lo rimuovo. Bene. Cosa succede? Che il computer ci mette in relazione con tutto il mondo. Per cui io parlo con un amico in Australia, in America, poi non conosco il mio vicino di casa, il mio compagno di banco, l'amico del bar, quelli non li vedo più, non so più neanche chi sono, no? Determina una sorta di simulazione delle azioni che non sappiamo più compiere. Per cui posso vedere tutto lo spettacolo della bellezza di Roma e dei suoi monumenti senza mai esserci andato. Posso nuotare nell'oceano senza bagnarmi. Ci si diventa maldestri nel muoversi nella realtà a furia di muoverci nella virtualità. Con la facilità che consente la virtualità nel muoversi, perché basta un click. Dimentichiamo la difficoltà di muoverci nel reale dove non basta un click. Questa capacità non ci deriva da un click. E questo lo perdiamo, però. Non parliamo dei telefonini, che sono
Ho visto tanto di quei disastri matrimoniali a causa dei telefonini. Prima le cose erano un pochino più coperte. Cosa fa il telefonino? Sviluppa delle patologie spaventose, per esempio, non so, c'è l'intolleranza dell'attesa. Io ti mando un messaggio, il messaggio non arriva, divento nervoso, non parlo più con nessuno, se uno mi dice qualcosa gli rispondo male, perché sono in attesa di questo messaggio. Intolleranza della distanza, che è esattamente la condizione infantile del neonato, che come va via la mamma si mette a strillare, uguale. Intolleranza della distanza. Poi dopo però questa può essere compensata anche dall'illusione dell'onnipotenza, perché io posso controllare il reale attraverso il mio telefonino, no? Posso sapere dove sei, cosa fai, in che luogo, con che persone ti trovi, in che luoghi. Capire dai rumori se mi stai dicendo la verità oppure se mi stai mentendo. Diventiamo degli investigatori privati, sviluppando una paranoia continua dove la relazione diventa controllo reciproco. Disastri sono questi. Ero sul treno l'altro giorno mentre andavo in Veneto a fare una conferenza e c'era un signore che parlava ad altissima voce, descrivendo se stesso, insomma, faceva capire che lui era un uomo di business molto importante, ma non importantino, veramente importante. Parlava ad altissima voce, ma non perché lui era abituato a fare così. A un certo punto ha detto: "Senta, io non riesco a leggere se lei continua a parlare questa tonalità." Lui ha abbassato la voce per un po', ma poi è più forte di lui, ha ricominciato da capo. Questi personaggi qui hanno bisogno di far sapere chi sono, perché c'è anche l'angoscia dell'anonimato che i telefoni e i computer sviluppano. Perché se la tua identità dipende dal mi piace o non mi piace, più mi piace hai e più sei qualcuno, se dipende dal numero dei follower e più ne hai e più sei qualcuno, ma allora la tua identità gliel'hai data agli altri? Te la regalano gli altri la tua identità? Su questa base? Te la dà a sapere che in quella carrozza tutti quanti ti guarderanno con rispetto dopo che hanno sentito la tua biografia? Ma insomma, l'angoscia dell'anonimato. Il telefonino non è vero che ci dà più libertà. Toglie il mondo circostante. Siamo in quattro a tavola, arriva una telefonata, uno te la fuori il telefono, si rompe subito il clima. Gli altri chi sono? Boh. Contano più niente rispetto alla telefonata. Ci toglie il tempo interiore, perché noi abbiamo bisogno anche di un'interiorità e anche un po' di silenzio, magari qualche volta, no? Silenzio non c'è più. Non c'è più, anche quando si entra in un negozio c'è la musica, come se il silenzio fosse qualcosa che ci fa diventare sordi, non so io. Ecco, e poi no, adesso via, non è che ci dà più libertà al telefono, perché se uno ti telefona devi rispondere. Se non rispondi, non puoi dire che sei sotto una galleria, ogni volta che sei sotto una galleria non hai il campo, ti devi prima o poi giustificare. E non è un caso che il telefonino si chiama cellulare, esattamente lo stesso nome che si usa per i mezzi di trasporto dei carcerati. Mi pare che sia una sintonia abbastanza giusta. Ecco, chiudo con qualche considerazione sul computer. Tra le patologie del computer c'è innanzitutto la patologia della dipendenza da computer, ormai è una dipendenza diffusissima. C'è gente che si alza di notte per vedere se è arrivata qualche mail, ma si può, altro che la prostata. C'è gente che deve essere sempre up to date il giorno dopo, deve essere all'altezza della situazione, non deve perdere neanche un'informazione, neanche una notizia. E quindi sta attaccata al computer continuamente. Poi ci sono alcune signore che, sempre per ragioni di compensazione della depressione, fanno lo shopping online, entrano nei negozi, visitano tutte le cose senza avere la commessa che ti sta alle costole e quindi ti lasci più libero. Alla fine comprano una cosa qualsiasi, che è l'acquisto compulsivo. Poi ci sono quelli che giocano in borsa, che sono esattamente uguali a quelli che giocano all'azzardo, no? Con la differenza però che se io gioco, faccio un gioco d'azzardo, se perdo ho un senso di colpa, e
Se invece gioco in borsa, no, perché ho perso, ma non perché ho giocato, ho perso perché ho investito, che è una cosa più nobile, giusto? Quindi si fa la stessa identica cosa. Poi c'è il cybersex, che è il luogo dove finalmente io posso esprimere tutte le mie perversioni, che magari non ho il coraggio, non sono in grado di esprimere con la persona che vive con me, di cui sono innamorato. E allora, questo gioco delle perversioni, costruisco una immagine ideale di me, ideale finta, non ideale, ideale è un'altra cosa, immagine finta, e si comincia a giocare a tutte le perversioni. Non c'è dubbio che le perversioni sono più eccitanti di un rapporto sessuale normale, è evidente, perché c'è un gioco di fantasia, di super fantasia, di più vai in là e più vedi tutte le tue possibilità desiderate mai avute. E però che questo che, qual è il danno che crea? Che svaluta il rapporto corpo a corpo. Io ho, questo ve lo dico dal punto di vista dell'attività psicanalitica, ho dei ragazzi che hanno le loro ragazze e ti fanno vedere anche le fotografie, sono anche molto carine, ma dopo un po' le mandano a casa perché devono farsi 2 ore di porno. E allora? E allora è un problema. È un problema. Poi i ragazzi adesso il porno cominciano a vederlo dagli 8-9 anni, pensano che la sessualità sia quella roba lì, costruiscono un percorso sessuale che non è accompagnato da una corrispondenza psichica, perché la psiche non è ancora formata per accompagnare il gesto sessuale, per cui si crea una sorta di schizofrenia tra il sentimento d'amore quando si apparirà e l'attività sessuale che è già molto più progredita, senza che mai riescano a combaciare in una maniera corretta. Questo io lo vedo come un grosso pericolo. Poi c'è invece le chat, ancora più comiche. Io mi costruisco un ideale, finalmente sono quello che vorrei essere e non sono. E allora, rappresentandomi come vorrei essere, cosa succede? Che sono gratificato dall'altro che corrisponde a questo io ideale che ho costruito per lei o per lui, no? Poi quando torno alla vita reale vedo che nessuno mi prende in considerazione a partire dal mio io ideale, perché sono quell'io reale, elementare, povero, insignificante. Allora me ne ritorno subito nel mio io ideale e passo la mia vita davanti al computer perché lì almeno ho la soddisfazione di vedermi come desidero essere, anche se non sono. E da ultimo, smettetela di usare le faccine. Smettetela di usare le faccine, perché questo si chiama analfabetismo emotivo. E vi riducete al livello in cui erano gli uomini primitivi, con i loro disegni rupestri, in cui esprimevano i sentimenti attraverso disegni rupestri. Siete tornati indietro ai disegni rupestri, siete tornati indietro. Ma scrivete delle parole se le avete ancora in bocca. Perché dovete mettere lì una faccina che ride, l'altro che piange, l'altro che batte le mani, l'altro... Ma stiamo scherzando? È certo che si fa più fatica a scrivere delle parole, ma sarebbe anche un buon esercizio, perché non pensate che la parola sia uno strumento dei pensieri. Io penso e poi mi esprimo con la parola come strumento. Guardate, questo gioco di strumento e soggetto va continuamente cambiato, eh? Voi potete pensare limitatamente alle parole che avete in bocca. Perché non potete pensare una cosa di cui non avete la parola. Provate a pensare una cosa di cui non avete la parola. Non ce la fate, non potete. È la parola che genera il pensiero. E se è vero che i ragazzi di oggi dispongono di 300 parole al massimo, e poi affidano una sola parola, che non dico perché tutti conoscete, gli affidano tutte le emozioni possibili, dalla gioia alla sfortuna, alla felicità, all'esaltazione, alla depressione, tutto con una sola parola. E beh, allora siamo ridotti molto male. I pensieri? Va a pensiero per conto tuo, perché nelle teste degli uomini forse non abiti più. Grazie. Grazie.
Grazie professor Galimberti, grazie di cuore. Grazie davvero. Io sì, credo che deve venire qui.